tra i dossier sul tavolo di Bruxelles c'è anche quello dei migranti, mentre proseguono incessanti gli sbarchi sulle nostre coste. 40.000 migranti sbarcati in Italia nel 2023, quattro volte di più dello stesso periodo dell'anno precedente. Numeri impressionanti che descrivono perfettamente i ritmi di arrivo frenetici sulle nostre coste meridionali. Un gommone con 38 migranti a bordo è stato individuato dagli attivisti della nave Open Arms, salpata ieri da Lampedusa, dove continuano senza sosta gli sbarchi e dove il mare ha restituito il corpo di altre due donne. Ieri altri 15 barchini hanno portato sull'isola 821 persone. Almeno 55 migranti sono annegati in un altro naufragio al largo della Libia. Il piano del Viminale per alleggerire la pressione nel centro di accoglienza dell'isola è già scattato. Sono partiti i primi 400 migranti. I trasferimenti proseguiranno nelle prossime ore e riguarderanno altre 2.500 persone. Nell'arco dei prossimi 20 giorni saranno attivati 859 posti di primissima accoglienza. Il sistema è sotto forte pressione, con 130.000 arrivi. Preoccupano gli scenari che prevedono fino a 3-4.000 arrivi a fine anno. Il Viminale cerca soluzioni, mentre i flussi sembrano inarrestabili, specialmente dalla Tunisia. Oggi il primo confronto tra il ministro dell'Interno Piantedosi e il commissario all'emergenza Valenti da una parte e i governatori delle cinque regioni che non hanno sottoscritto lo stato di emergenza: Puglia, Campania, Toscana, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta. E dall'Europa non sembrano al momento arrivare soluzioni, con il Mediterraneo affollato dei carretti del mare, carichi di migranti, con le nostre coste prese d'assalto ogni giorno. La Francia si prepara a sigillare i confini con l'Italia, schierando 150 agenti in più dalla prossima settimana.